Buon pomeriggio dal caffè Vita, Vica Equenze, via Nicotera, per un incontro particolare, speciale, ultimo atto della scena archeologica, la scena ritrovata, una operazione eccezionale che si ricollega già ad un'antica ricerca iniziata alla metà dell'Ottocento con i primi ritrovamenti di via Nicotera lungo la strada che abbiamo visto, il tracciato di strada visto nel precedente filmato, che ci lascia pensare, secondo le ipotesi di Alvino e altri ricercatori, della coincidenza con la via Minervia che arrivava al promontorium Minervium, quindi a Punta Campanella, attraversando la piana sorrentina. Questa grande necropoli, che non conosce soluzioni di continuità, vissuta e abitata per circa 800 anni, fino al secondo secolo dopo la nascita di Cristo, quindi in epoca pre-romanica e soprattutto in epoca tardo-romanica del secondo secolo romana, la presenza di stili architettonici ci fanno pensare agli Etruschi, agli Oschi e ai Sanniti. Questa mostra, che è legata ai ritrovamenti sul posto della sovrintendenza lasciati qua, anche se in pochi elementi, offre una sintesi immediata di questo arco enorme di una forbice di all'incirca 700 anni di vissuto continuativo, e lo vediamo alle nostre spalle. Intanto abbiamo il piacere di essere accolti dal titolare del locale. Saluti, buon pomeriggio. Buonasera, Gennaro Razzano. Più che il titolare del locale, sono uno dei responsabili del locale, insieme a altri giovani come Vincenzo, Parlato, Candida. Siamo un gruppo di giovani che si sono uniti all'insieme all'interno di un progetto commerciale che poi alla fine ha come finalità sia quello di valorizzare il territorio che di valorizzare proprio la propria storia. Diciamo che noi abbiamo raccolto questa sfida sapendo che il locale era sottoposto a vincoli, che aveva all'interno queste presenze, e diciamo che con la collaborazione degli enti, quale il comune, quale la sovrintendenza, siamo riusciti a portare, diciamo, una sinergia, siamo riusciti a portare un'energia nuova e abbiamo portato alla luce questo progetto che dura fino al 15 gennaio nella veste completa come la vediamo adesso, ma che sarà per sempre qui con noi come cornice per tutta la parte, diciamo, fisica delle tombe dette a Cappuccino, della parte del tempio, che comunque resteranno fisicamente con noi e comunque saranno da volano per altri eventi, per altre iniziative e per altri ritrovamenti, perché poi, come avete ben detto voi prima, diciamo, questa è una sintesi di tutto quello che è stato ritrovato in un'area di 200 metri quadrati raccolta e messa in mostra, restaurata a cura della sovrintendenza, con soprattutto col grande impegno della dottoressa Budetta. La curiosità nazionale, potremmo dire anche internazionale, è legata al fatto che in altre occasioni abbiamo dei vissuti in cui si coordina il locale pubblico con i ritrovamenti archeologici. Alcune soste autostradali prevedono e hanno previsto questa articolazione. Alcuni locali, ma di proprietà statale, in cui c'era sempre la partecipazione statale, a meno che non si tratti di Costiera Amalfitana, la pizzeria di Vietri, famosa perché ai suoi lati ci sono ritagli dell'antica villa romana, ma qui nella sovrintendenza Pompei-Napoli è la prima volta di questo approccio e di questo partenariato tra il privato e il pubblico. È un accordo felice, sopportato. Sono state veramente messe in campo delle professionalità eccezionali, quindi alla fine abbiamo beneficiato comunque di architetti, di archeologi, sono venuti agli istituti scenici da Roma. Diciamo che la sovrintendenza ha messo in campo davvero i muscoli, anche perché credeva molto in questo progetto, anche perché secondo me parte del progetto è finalizzato, diciamo che siamo una sorta di esperimento pilota, nel senso che ormai il nostro vastissimo patrimonio nazionale, archeologico ma anche artistico, ormai, diciamo, arranca un pochino, quindi affiancare queste due realtà, diciamo cambiare marcia e passare quindi con i privati, con nuove realtà commerciali, può dare al patrimonio una nuova luce, una nuova vita. Noi con questa operazione risolviamo più problemi, innanzitutto andiamo incontro al pubblico, addirittura gli entriamo in casa, quando ai ragazzi gli chiediamo di venire al museo, museo, che palle! Esatto. E quindi andiamo incontro, perché magari ci auguriamo che gli avventori del suo locale, che mi approfitto, apro una parentesi per dirgli
Anche questo poi è un piccolo corollario eccezionale, perché vuole apparire come se fosse un locale di riuso, no? Le pallette come tavolini, mentre invece sono carteggiate e raffinate, i tavolinetti lasciati al grezzo, questo amore per il naturale e soprattutto per gli ambienti. Esatto, una cura che abbiamo detto. E poi tra l'altro, che cosa sarebbe potuto fare? Gli oggetti presi da qua, messi in un deposito di quale museo, per farli vedere a quali generazioni, ai nostri nipoti. Esatto. Non solo dimenticare che gli spazi sono esigui, i musei soffrono di correre qua, arricchiscono la scena e nello stesso tempo i due innamoratini che consumano il vostro delizioso panino sono circondati se ne chiedi, ma che è su cosa? A che serve? Ma anche perché voi non la vedete come un senso di fastidio. Anzi, noi lo viviamo veramente come un volano, le posso dire. Che diciamo come si è visto, ma anche il personale si è documentato, quindi siamo tutti quanti capaci di spiegare, di accogliere il pubblico. Cosa che non succede in tutti i musei, esatto. Perché chiedendo un'informazione a un sorvegliante del museo magari se ne ottiene di tipo diverso. Abbiamo anche assistito a delle bruttissime scene in cui i turisti sono arrivati e i musei erano chiusi, certo. Cosa che comunque un'attività privata non prevede. Nel senso che da noi ha aperto tutti i giorni, l'orario è continuato fino a mezzanotte. Mi stavate dicendo che avete già fatto domanda di proroga, perché sì, mentre sì, dal cartello si parla di 15 gennaio, certo, sarà un piacere prorogarlo quando più è possibile. Esatto, ma che non avete in programma di mettere una friggitoria o un ambiente fumatore dall'altro lato, però lasciamo. Avremo anche intenzione poi di magari diciamo ruotare, nel senso che alla fine all'interno della necropoli sono stati trovati anche oggetti magari di un valore superiore, quindi metalli, cose più preziose, che giustamente sarebbero uno step successivo, nel senso che noi tra sistema di antifurto, blindatura, oggi abbiamo concluso anche l'accordo con la vigilanza privata, quindi abbiamo una sorveglianza 24 ore con passaggi notturni eccetera eccetera, quindi comunque tra virgolette la sovrintendenza ha un progetto pilota. Se tutto va bene, se la cosa si muove in casa, esatto, si può continuare oppure si può pensare ad uno step successivo che sia di valutare altre aree. Le scuole solo del comprensorio di Vico e Quenzi, prese dalle festività natalizie, sicuramente non faranno in tempo. E poi quello di Vigilia sono già arrivati, penso, dal vicino complesso scolastico Giovanni Pascoli, sono stati molto molto attenti le maestre, sono già arrivate più di un centinaio di bambini. Fa piacere, ma devono arrivare tutto il sicuramente, di sequenze, e quindi entro il 15 sembra un poco restrittivo. Allunghiamo un po' i tempi, voi avete già fatto domanda di prosieguo e avremo questa fruizione un po' entusiastica e particolare. Sicuramente lascerà l'idea magari in un circuito, diciamo così, non tanto studentesco ma più turistico, di mettere tra le mani dei vostri avventori un panino con un sugo di pesce forte, esatto, alla maniera pompeana, per fare la colatura di Alici, certamente ben merita. Noi infatti, pure sul suggerimento della sovrintendenza, abbiamo fatto una sorta di selezione, infatti le vicine negozi, perché a noi piace molto coinvolgere anche le piccole attività locali, certo, quindi la pescheria, la macelleria, diciamo ci hanno fatti fare una sorta di menù, piuttosto che su piatti puntare su prelibatezze dall'aperitivo, quindi la cultura di Alici, fare il classico classico non sia il panino gonfiato, non sia un piatto da sedersi a tavola, ma quello assaggio finger time che è importantissimo, magari con i bianchi e i rossi locali abbinati poi a quello che è tutta la cucina ittica e quella la cucina di carne, che sono comunque molto tipiche e che erano poi alla base della cultura alimentare romana, quindi diventerebbe veramente un pilastro, un buon ritorno anche per il pubblico. Noi proseguiamo nella passeggiata e non manchiamo di farci i complimenti, di farvi i complimenti per questa operazione eccezionale. Grazie, buon proseguimento. Intanto abbiamo parlato di una sintesi dell'ampia forbice di copertura, mentre su questo lato qua vediamo le tombe cosiddette alla cappuccina di cultura etrusca, queste tegole messe in maniera spiovente con sotto il corpo del deceduto, quindi è un sistema tecnica di immersione, no? Vedete la cassa in disegno, questo triangolo che non sono altro che delle tegole messe di taglio, affiancate poi ad un altro tipo di illuminazione che è quella columella. La columella è il segnaposto cimiteriale.
con questa testa abbozzata alla maniera del maschio o della femmina che era nella sepoltura. E ancora non finisce come tipo di inumazione. Una urna cineraria, sembra un'anfora, ma all'interno contiene, con il coperchio sopra e messa sottoterra, contiene le ceneri dell'inumato. Ancora più particolare, speciale, con un involucro di piombo. Quindi l'urna cineraria in terracotta nel suo interno con il coperchio, all'interno le ossa e le ceneri o quanto rimaneva dell'inumato, e il coperchio in piombo a controcoperchio di quello in terracotta. Quindi vari tipi di inumazione che sono testimoni di tempi differenti, se non addirittura e decisamente sì, di culture differenti. Eccola la nostra via Nicotera. Eccola la nostra via Nicotera che attraversa, 176, 122, 123, sono il numero delle tombe, arriveremo fino a quasi oltre 400 tombe, si parla, enorme. Questo è il tratto di strada qui davanti al locale che è nella parte terminale di via Nicotera prima che si congiunga con l'altro pezzo di strada. Ma c'è tutto l'attraversamento della grande pizzeria, la pizzeria Metro. E questo è il tracciato selciato di strada che coincide in linea di massima con il vecchio tracciato della via Minervia proveniente dalla direzione Monte Santa Maria del Toro. Altre cose interessanti sono questi unguentari in terracotta balsamari profumati con degli oli profumati che erano da corredo alle tombe femminili e nello stesso tempo erano anche oggetti di uso nelle case normalmente. Qua leggiamo tutto l'allestimento, tutta una serie di persone che hanno voluto e architettato questo progetto speciale e particolare costituito dall'architetto Rubiosi e Iaccarino, mentre per quanto riguarda la sovrintendenza era presente con è presente con Tommasina Busetta, la direttrice del nostro museo Giorgio Vallei a Sorrento, a Piano di Sorrento. Adele Campanelli e Tommasina Budetta hanno curato e si sono preoccupati dell'allestimento eccezionale, e poi una serie di architetti anche per l'illuminazione molto speciale e particolare. Ancora per quanto riguarda le tombe a cappuccine che prima abbiamo intravisto in questa parte di muro che era una delle resezioni, delimitazioni, dei muri di terrazzamento per questa parte scoscesa della frazione di Vica Equense, in cui sotto c'è il tufo, è come la piana sorrentina, quindi il tufo. Le tombe a cappuccino si leggono ancora meglio le due tegole affrontate a triangolo con il cappellotto sopra. Ancora qua una serie di pesi sempre in terracotta per i telai da filo. Nella seconda parte la parte più centrale del locale, le cose più belle e più protette, queste sono in esposizione temporanea, torneranno molto probabilmente, la dottoressa Budetta li porterà nel museo Giorgio Vallei a Piano di Sorrento. Gli sposi, questo appellativo nato nel loro ritrovamento nel 2008, sempre sotto il tracciato stradale. Gli sposi perché, parlando di cultura etrusca e la inumazione al tempo degli etruschi, era sempre fatta di tipo familiare, quindi l'assetto, il marito e la moglie, quindi viene fuori. E si sono tirati dietro, ma in effetti potremmo dire sono due statue molto simili tra di loro. Attenzione, sono in tufo e non in marmo, ecco perché di queste squadrature molto precise, abbastanza geometriche, affiancate da un altro cippo funerario con una iscrizione. Ma l'oggetto per eccellenza, oltre a questa bellissima bellissima lucerna con la testa di Selene, Selene e la luna, no?
la Dea Luna. Altri ritrovamenti sono lacrimatoi e unguentari in vetro, questo rarissimo materiale, i vetri dei Cesari, mostra indimenticabile. Vediamo però la particolarità sul lato destro, come se fosse del vetro fuso, molto probabilmente sotto temperatura, sotto pressione di temperatura, perché queste cose, queste tombe, parte di essi sono finiti sotto la pioggia di lapilli. Lapilli che eventualmente caldi a contatto con un oggetto delicatissimo, la fragilità di questo vetro, e parlandone di questi tempi, è come le palle dell'albero di Natale, che in vetro delicatissimo si sono fuse. Dietro invece abbiamo delle fibule in ottone, e ancora qua davanti in ceramica l'orlo di una lucerna. Ma l'oggetto spettacolare che in tempo natalizio si fa parlare del bambinello di Via Nicotera è questo. Il bambinello di Via Nicotera, non è altro che un applique in ceramica, molto probabilmente era attaccato a mo' di manico vicino a qualche vaso, ma noi in questo caso, in queste feste dell'antivigilia di Natale, quasi quasi lo vediamo senza il San Giuseppe e senza la Madonna. Perdonatemi questo trascendere in una cultura che verrà almeno qualche secolo, qualche più secoli dopo. Al lato invece c'è un piattino delicatissimo per coppetta miniaturistica a croma in ceramica, senza nessun disegno, in ceramica, probabilmente serviva per bruciare degli incensi. I capitelli sono quelli che provengono dal Museo Georges Vallée, lì posti all'ingresso sulle colonne in ferro, e sono capitelli in tufo, vale a dire non da utilizzo vero, ma fittizi, per mimare un qualche cosa che serve solo a manifestare e non a lavorare seriamente, come un capitello da supporto sotto l'architrave di un tempio o di un'altra.